Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi un video un po' speciale, un video sorpresa, un video sulla VR, perché ho avuto il coraggio di acquistare un VR e ho voluto analizzarlo insieme a voi. Beh, devo dire una cosa, ne sono rimasto meravigliato, non mi aspettavo, è una spesa alla portata perché l'ho acquistato usato, è l'Oculus Rift il primo uscito, modello 2017, ed è costato intorno alle 300 € però con tutto. Due controller, tre sensori, una serie di prolunghe, una scheda per il PC, quindi si trovano anche queste offerte online. Beh, questa è la schermata gioco che mi sono trovato di fronte dopo la calibrazione. Mi è partito proprio a sorpresa, mi sono trovato in questo ambiente veramente bellissimo. In questo momento io ho ricollegato il VR dopo il primo giorno di utilizzo, quindi sto un pochino risincronizzando i controller. Questi sono i controlli delle mani, quindi in pratica sui controller avete vari tasti per interagire con gli oggetti e muovere le dita. Praticamente tutti insieme si aprono, si chiudono le mani, chiudendole tutte tranne il primo tasto, quello sul pollice, non si fa praticamente il segno dell'ok. Il mio dubbio era, all'inizio volevo acquistare il Valve Index a 1.080 €, ma alla fine ho detto, proviamo questo. E spendo 700 € di meno perché è uno sfizio, non era una cosa indispensabile. Insomma, io ne sono rimasto meravigliato perché questo gioco, lo sentirete anche a livello di audio, è veramente eccezionale. E non ho registrato il mio audio in gioco perché ero un po' lontano e perché diciamo che c'erano tanti disturbi, quindi ho preferito commentarlo insieme a voi. Adesso non si possono lanciare oggetti in giro, infatti lo vedete nel video. Sto riprendendo familiarità con questo gioco, con questo sistema. Ovviamente è una demo, quindi non si può fare, vedete, non si può raccogliere roba dal pavimento, ma è veramente eccezionale perché in questo gioco diciamo, il gioco ci farà fare diverse cose, ci farà interagire con gli oggetti, interagire con un computer, con una stampante 3D, ovviamente con tutti questi oggettini che una volta poi fatti cadere vengono rigenerati e ributtati sulla scrivania. E che analisi voglio fare? Beh, prima di tutto, io ho scoperto che non soffro di motion sickness, infatti a fine video andremo a vedere anche una fase che non è bellissima da vedere qui su registrata, perché insomma si vedono i due occhi che guardano, però anche muovermi camminando usando lo stick del joystick non mi provoca nausea. A tanti giocatori lo fa invece, quindi insomma quello sarà un pochino da valutare se avete possibilità di provarlo a casa di un amico o qualcuno che ha magari il PlayStation VR. L'analisi che voglio fare è questa. Tanti erano i dubbi e i dubbi vivo ve li voglio spiegare ora. E come e se li ho dissipati. Allora, il dubbio era, prendo l'ultima versione da 1.000 € di Valve perché i primi modelli si vede, diciamo, l'effetto retina o retina, come lo volete chiamare, cioè tutti i pixel sullo schermo. Vi dico che dal primo utilizzo non ci ho fatto caso. Quando ho iniziato a configurare il visore non ho notato nulla e men che meno quando è partita questa schermata, quindi effetto nullo. Probabilmente c'è se ci fate attenzione, io non probabilmente si vede, ma è talmente veramente bello, immersivo che io non ci ho fatto caso, onestamente. Prima avete visto che ho fatto dei movimenti un pochino verso il bordo perché probabilmente il gioco non mi ha preso, lo farà dopo quando avvierò No Man's Sky. Ci sono praticamente i sensori che quando state per uscire dalla zona che avete delimitato in fase di configurazione vi fa apparire una rete rossa intorno, visibile solo nel visore. Questo è quello che riproduceva il monitor. Io in realtà stavo giocando col visore, appunto vedevo più immersivo di così e veramente vi assicuro che vederlo tutto intorno a voi è una meraviglia, già questo gioco base. Attivare il robottino è stato veramente un'emozione perché lo attivate, vedete che si accende e vedete che inizia e ha paura di voi, si nasconde. È una scena stupida, ma è immersiva perché vi sembra di essere lì. Ovviamente lì non potete superare il bancone, però è tutto tremendamente profondo, tremendamente tridimensionale. Infatti adesso io mi sto nascondendo e gli dico di venire da me. Lui intanto sta dicendo di salutarlo, prende coraggio, sbatte contro tutto quello che può sbattere e viene da noi. E ora lo inizieremo a usare. Allora,
Il dubbio era appunto lo spazio. Io ho una stanza, uno studio, diciamo di 2 metri e mezzo per 2 metri, 1 metro e mezzo, insomma, non è grandissimo. Infatti me lo dà come sufficiente, ma lo uso tranquillamente. Poi la mia idea è quella di usarlo comunque con la postazione di guida, quindi guardarmi intorno per guidare. Ora rompo, ho rotto quell'affare lì, ma va bene. No, non vuole il contatto, ah no, mi dà un dischetto. E quindi per lo spazio quello non c'è problema, ho fissato i sensori con dei biadesivi alle pareti, quindi anche l'installazione avevo tanti timori. Ok, sicuramente ho un mega cavo adesso che devo nascondere sotto al lato della scrivania quando il VR non lo uso, quindi da questo punto di vista magari qualche filo in giro grosso nero ce l'ho. Però va bene, pazienza, il visore adesso in attesa che mi arrivi lo stand dove appoggiarlo lo tengo nella sua scatola, poi lo appoggerò sulla scrivania, insomma, a lato. Non è sicuramente una cosa indispensabile il VR, ma è senz'altro una cosa immersiva. Secondo me in giochi in realtà virtuale si soffre molto di più quelle grafiche veramente penose che magari in un indie pixel grafica può andare bene, ma in VR assolutamente no, ci vuole un minimo di realismo. E secondo me il VR dà il suo meglio sui giochi di guida per l'immersività, per potersi guardare intorno, chi sente come me il limite di non poter capire se c'è qualcuno a lato per stargli a acquistare un sensore che rileva il movimento della testa, ho deciso di passare al VR e lo proverò con Project Cars. Elite Dangerous per potersi guardare intorno nell'abitacolo della navicella. E capire, avere proprio l'emozione dell'immersività, ma secondo me dà il suo meglio con i giochi, diciamo, quelli più emozionali, il fatto di poter vivere magari un documentario, un evento storico, piuttosto che un ambiente naturale con i suoi suoni, appunto in realtà virtuale, quindi in immersività totale. Perché già questo gioco, che di realistico, di fotorealistico, non ha nulla, però vedete che quanto io mi stia divertendo ora a prendere le cose e guardarle. E mi sembra davvero di essere lì. Ci sono dei momenti in cui veramente mi metto a vedere i particolari, osservo questa cosa, cioè sembra veramente di avere in mano l'oggetto preso. È una cosa veramente che secondo me è talmente realistica, talmente immersiva che, secondo me, se vi mettete lì e ci giocate per 8 ore, avete fatica a tornare alla realtà, perché veramente è una cosa meravigliosa. Io ne sono rimasto stupito, da scettico che era. La cifra spesa non è stata altissima, quindi io mi ritengo soddisfatto, ora sto picchiando il bottino con questa cosa. Poi adesso andremo a vedere anche altre cose, altri oggetti che mi fa fare. Ho già in mente alcuni giochi da acquistare, vedete, io adesso butto lì la lattina sotto con le batterie, poi la lattina scompare perché il gioco me la riporta nella sua posizione originale. Il robottino adesso mi dà, adesso io intanto mi piace fare ordine, mi dà e mi fa riapparire il disco in giro. C'è da farci un po' l'abitudine con la presa, con l'utilizzo dei vari pad, però insomma non ci ho ancora provato tanti giochi, ho intenzione di comprare Boneworks, che è una sorta di sparatutto molto immersivo. Ovviamente come valeva sulla Wii ai tempi, più di 10 anni fa, prima all'inizio qua pensavo fosse un gioco della pallina, invece in realtà è un razzo, adesso ve lo faccio vedere. Come era per la Wii, dicevo, non è il classico, la classica esperienza che fate se arrivate stanchi dal lavoro a casa. Stare in piedi o anche seduti, insomma, e guardarsi intorno non è il massimo. Però può essere anche magari rilassante per vivere delle emozioni rilassanti, che so, una realtà virtuale all'interno di un ambiente naturale, di un bosco, insomma. Ho provato anche Google Earth. Non è bellissimo perché le foto tante volte sono a bassa risoluzione, però potete andare nella zona dove abitate e guardarvi intorno volando. Mentre invece poi vabbè analizzeremo dopo No Man's Sky perché lo vedremo per un breve spezzone. Tutti quei giochi dove ci si muove con lo stick. Allora, 9 su 10 delle persone soffre di motion sickness, quindi la nausea. Io, a me no, non succede. Ma diciamo che questa cosa è molto più frequente se soffrite anche di mal d'auto o se comunque avete il movimento di non vedere il personaggio che si muove, voi siete fermi, vi dà nausea, insomma. Poi magari uscirà anche a me.
Credo siano cose a cui ci si può comunque abituare soffrendo un po', però insomma dipende qual è il limite di sopportazione che avete. Io ve la butto lì, se siete arrivati fino a questo punto del video, se volete vedere qualche gioco indie anche in VR, ovviamente i limiti della decenza, perché ci sono tante cose veramente stupide uscite, lo dico senza peli sulla lingua. Quindi adesso qua sparando mi sono accorto che sparava tipo queste cose di gomma piuma, quindi è figo perché si riesce a prenderle in mano. Il robottino adesso fa un po' quello che vuole. In pratica adesso la demo volge al termine perché quando vengono usati tutti i dischi, diciamo che il gioco ci dissolve tutto e vedete che adesso ho tolto. Sì, poi non è neanche ottimizzatissima perché ad esempio la mano in altri giochi è fatta meglio, quindi poi se avete domande ovviamente mettetele qua sotto e io vi rispondo. Insomma, vi dicevo del motion sickness, se soffrite di mal d'auto è più probabile che ne soffrirete, però la sensazione che io ho avuto, adesso questa è una, fa perdere la gravità tutto, tranne a me, quindi poi ovviamente ricade tutto. No, dicevo, la cosa che ho sofferto di più è veramente quando si cammina con lo stick, l'ho visto al momento solo in No Man's Sky e poco altro, e succede qualcosa, non soffro di motion sickness, ma mi viene quasi la vertigine, nel senso che mi muovo, cammino, salto, giro, poi magari non so, mi sembra proprio di saltare realmente, quindi fatico per alcuni istanti a tenere l'equilibrio. Anche c'è anche la paura di toccare oggetti, ma per quello non c'è pericolo perché c'è sempre una griglia che compare quando si sta uscendo dalla zona dei sensori. Perché all'inizio il gioco vi fa camminare nelle zone sicure della casa, quindi quando diventa blu inizia a vedere la griglia e rossa vuol dire che siete fuori, quindi se c'è un oggetto, lo schermo del computer se andate troppo avanti, un armadio dietro, a lato, magari ho un altro tavolo, me lo dice. Qua la demo finisce e adesso andremo in No Man's Sky. Non è bellissimo da vedere, vediamo come si vede, però purtroppo da registrare non è proprio bellissimo. Infatti vedete qua è quello che si vede ed è bellissimo perché con le due mani potete impugnare singolarmente il joystick di guida e la manetta, diciamo, della velocità. E guidarla è veramente fatta al millimetro. Adesso dovrebbe essere anche un po' scalibrato, ma è un problema di No Man's Sky perché hanno inserito il VR, ma non è un gioco VR, quindi qualche problemino ce l'ha, ad esempio non la rileva se ci abbassiamo, però è fighissimo perché potete guardare le spalle, vedete nella mia nave si è appena visto i motori. Adesso vabbè, sto atterrando su un albero, atterrerò su un albero probabilmente. Il gioco intanto in sovraimpressione ci insegna come aprire l'inventario, sono diciamo degli automatismi che ci verranno col tempo, però dicevo non è un gioco che nasce per VR, qualche buggettino c'è e tante volte si scalibra la visuale, quindi premendo i due stick dei due controller, uno per mano, ovviamente questo l'ho dato per scontato, risistema la visuale. Infatti qua non lo vedete, ma quando io mi allontano sul visore mi compare la griglia. Vedete qua io cammino normalmente, si può usare anche il teletrasporto, cioè si punta un punto, si clicca un tasto e viene teletrasportato il personaggio lì, ma è bruttissimo, ma è studiato per chi soffre di motion sickness, la nausea insomma, tra virgolette. È bellissimo volare, è bellissimo guardarsi in giro, è un po' scomodo il fatto che avete un cavo dietro di voi, dovete fare attenzione a non calpestarlo perché calpestarlo mi si strappa dal visore, cioè ovviamente ci vuole una bella botta per strapparlo perché è un cavo antistrappo, però bisogna fare attenzione e muoversi sempre tenendo in conto di avere un cavo dietro la schiena e ovviamente se vi girate sempre dalla stessa direzione, quindi sempre magari in senso orario, il cavo vi si avvolge intorno, quindi dovete capire a un certo punto che per girarvi da una parte andate da un lato, volete fare 360, magari vi girate in modo che il cavo non vi dia fastidio o trovate magari un tirante per tenervelo lontano, però è tutta questione di abitudine. Anche la mira è fatta molto bene perché qua non sembra, ma in realtà io sto mirando, proprio messo davanti il mirino e sto sparando al punto giusto. Ed è la cosa che mi sono sempre chiesto guardando anche gli altri giocare, ma si mira o si spara così a cazzo? No, in realtà
Mirate voi. E io vi dico, ieri sera ho giocato a questo e mi sono rimasto 2 minuti a guardare l'arma, bellissima. Sembra di tenere in mano un'arma di polistirolo, perché non pesa niente e ovviamente non c'è la sensazione di peso. Però è veramente figo anche il fatto di comunque poter illuminare l'ambiente, guardarvi intorno, illuminare proprio cosa state mirando. Se illuminate proprio l'arma, c'è l'effetto abbagliante della luce, quindi non leggete più niente come scritte. Insomma, No Man's Sky, promosso a metà, insomma, non è la modalità, diciamo, più bella, insomma, il fulcro principale del gioco, però può essere bello perché attraverso un pianeta, esplorare un pianeta nuovo in prima persona è veramente una cosa fantastica. Questo era il menu. È figo il fatto che comunque compare tutto in sovraimpressione in VR, rende molto di più. Bene ragazzi, questa era la mia prima introduzione sul mondo VR, spero di avervi spiegato un pochino le mie impressioni, io sono rimasto meravigliato, ero dubbioso, vedete che c'è anche con lo stick destro il movimento laterale, ma è veramente brutto da vedere, quindi per quello mi fa pensare che non è un gioco ottimizzatissimo per il VR, anche se giocando con altri potete muovere le mani e gli altri vi vedono proprio gesticolare, quindi è figo quel fatto lì. Spero di avervi dissipato alcuni dubbi, io ne, ripeto, sono rimasto piacevolmente stupito, attendo le vostre domande qua sotto e alla prossima ragazzi e ciao ciao!